Smash. Siamo arrivati a questo punto. Un bacino veloce direi che ci vuole, dovuto. Io voglio dire che secondo me un po' tutte loro vanno dietro i soldi. Le vuole me, io voglio lei, smash. Stasera sono qui a Brescia per un nuovo Smash or Pass. Vieni in camera un attimo a presentare le ragazze. Ragazzi, come vi chiamate? Bianca, Sofia, Martina, Caterina, Vittoria. Allora ragazzi, un attimo, le vostre prime impressioni per questo Smash or Pass? Questi uomini che vi ho portato, come vi sembrano? Un po' strani. Strani? Un po', già, cameraman. Paura. Qua. Non va bene. Secondo te? Agguerriti. Un po' pazzi. Un pochino, non troppo. Pochino. Magari dopo a fine del video dici pazzi tanto. Okay, okay. Selvaggi. Dai, io niente. E poi ragazzi, un attimo, una domanda che mi sono dimenticato di fargli. Ma voi di che anno siete? 2010. Manita, 5. Mamma, chiedo perdono, sto conducendo il video. 2010. Allora, menzione d'onore un attimo, cameraman. Lui sarà il mental coach delle donne, delle ragazze. Quindi non dobbiamo essere sotto pressione, carichi. Stay focused, sto molto focus. Ragazzi, è il vostro momento. Loro vi hanno definito selvaggi, agguerriti. Voi scendete in campo con una sola cosa in testa. Cosa? Assaggiare. Assaggiare, ok. Quali sono un attimo le vostre prime impressioni per questo Smash or Pass? Sono belle, raga. Belle? Sì. Belle. Allora ragazzi, adesso passerete uno alla volta. Partiamo da sinistra verso destra. Si presenteranno e vedremo se alle ragazze piaceranno. Quindi sarà uno Smash o se no Pass. E a casa. Dottore, faccia un passo avanti. Intanto presentati velocemente all'ordine. Allora, vieni qua in parte. Adesso tu prendi in mano il microfono. Presentati un attimo. Di quello che vuoi. Se vuoi fare complimenti, falli. Allora, devo dire, siete molto belle. Mi chiamo Daniele. Sono 09, sono stato bocciato a scuola. Bocciato a scuola, non nella vita. Sì, vabbè. Vita speriamo di no. Esatto. Basta, va bene. Ok. Oh, Daniele, un attimo, è stato un ragazzo gentile, si è presentato in modo educato. Essere bocciati non vuol dire niente, può capitare, giusto? Sì, naturalmente. Chiedi scusa alla mamma che... Chiedo scusa alla mamma, mi dispiace. Però si impegnerà di più da adesso, da oggi proprio, stasera. Quindi ragazzi, un attimo, avete delle prime impressioni? Volete aggiungere qualcosa su Daniele, come vi sembra? No. Vuol dire qualcosa? Sembra simpatico. Simpatico sì, concordo con loro. Anche te, ok, va bene. Daniele, ragazzi, è il primo, adesso faccio la fatidica domanda. Ragazze, per voi, Daniele... È uno smash o è un pass? Pass. Lei ha detto pass, subito. Un pass. Pass. Due pass. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa un attimo? Vabbè, si accetta. Una frase motivazionale per convincerle servirebbe. Non so cosa dire. Non vuole dire troppo perché poi se qualcuno ha lo smash non vuole spoilerare tutto. Deve lasciare un attimo di sorpresa. Tocca a te. Per te è uno smash o un pass? Pass. Pass. Oh shit. Martina. Lo so. Vuoi ripensarci? No, per ora dico pass. Per ora dici ok. Te potrai ripensarci se vuoi. Va bene. No, però per ora pass. Va bene. Per te? Per me? È un pass. No. Ci stavo credendo, eh. Oh, vieni vicino. L'ultima, Bianca. È uno smash o è un pass? È un pass. Vuoi dire qualcosa? Allora, non sanno cosa si sono perse, però accetto. Va bene, ci sta. Io ti ringrazio, Daniele. Buona prova hai fatto. Secondo, mio fratello calabrese. Un attimo, presentati un attimo. Allora, fratello, un attimo, prendi il microfono, presentati come vuoi, se vuoi fare complimenti. Allora, io sono Cava, sono calabrese e le ragazze le tratto bene. Studio e vi darò un futuro. Va bene, vuoi aggiungere qualcosa, vuoi fare un complimento, qualcosa? Vuoi dire... Tu sei fidanzata? Dopo ti scrivo su Instagram. Ok. Lo vediamo carico. Mental coach vuol dire qualcosa? Sì, se potrebbe essere quello giusto, che potrebbe fare qualche colpo. Ragazze, prime impressioni. Normale. Simpatico anche lui. Ti è piaciuta la pick up line che ti ha fatto? Molto. Va bene. Buono. Anche per me è simpatico. Simpatico. Mi sembra simpatico, sì. Ok. È simpatico. Lo è. Spam di simpatico in chat, va bene. Allora ragazze, momento catafratto del video. Ragazze, per voi il calabrese provider che vi darà un futuro, è uno smash o è un pass? Pass. Pass, ok. Un pass per te.
dopo questa frase che ti ha detto, è uno smash o è un pass? Smash. Ok, ok, ok. Allora, un attimo. Cioè, io te lo dico per il video, lo ricambi lo smash. Ricambio. Ok. Andiamo avanti. Per te, è uno smash o è un pass? Per me è un pass. Va bene. Non possiamo averle tutte, giusto? No. Per te, è uno smash o un pass? Per me è un pass. Va bene. Bianca, per te è uno smash o un pass? Per me è uno smash. Allora, adesso c'è un problema di numeri. Io, ragazzi, vi pongo due questioni. A fine video, quando abbiamo fatto passare tutti i ragazzi, voi dopo sceglierete un attimo quale per voi è lo smash perfetto per voi, va bene? Sì. Va bene. È smash solo perché è mio amico. Ah, ok, in amicizia. Se vuoi, fratello, io dopo sul telefono ho un contratto di scopa amicizia. Se ti dovesse servire, io te lo posso condividere. È mia sorella. Ma stai scherzando? Vabbè, ok, non dico niente. Proseguiamo. Te, dopo devi ritornare perché devi scegliere naturalmente. Terzo fratello, chi è che è il terzo? Ragazzi, è entrato Sardina un attimo. Fu da raga Sardina. Cazzo, Sardina. È un'emozione, un applauso. Sardina, menzione d'onore a Sardina. Terzo fratello, vieni. Problema tecnico, è entrato un super sub. Come ti chiami? Andrea. Allora, il problema è successo che i ragazzi che erano presenti per fare il video sono cagati addosso e sono andati via. Sono scappati, hanno visto un attimo la situazione difficile e quando il gioco si fa duro sono fuggiti. Però tu hai visto il gioco duro e sei entrato in campo. Intanto ti stringo già la mano, complimenti. Andrea però conosce già l'avversario abbastanza bene. Come abbastanza bene? Conosce già bene. Io Andrea. Quindi dall'anno scorso? Hai già le formazioni. Allora, presentati Andrea. Una presentazione. Esatto. Un attimo, adesso prendi pure il microfono. Descrivi Andrea nella vita. Allora, mi chiamo Andrea, faccio il Luzzago, sono bravissimo. Sono uscito col 10 lode. Lecca culo ragazzi. E basta, siete molto belle. Cazzo, che ragazzo dolce. Dolce. Allora ragazze, prime impressioni su Andrea. Questo bravo ragazzo, cosa vi sembra? Ma è bravissimo, mi sembra molto... Va bene. Buono, sì, lui sì. Ci tiene, proprio bravo a tutti, ci tiene a noi. Ah, cazzo, va bene. Gran cuore. Un cuore d'oro. Cuore d'oro? Sì. Cosa ne pensi? Come loro. Come loro. Ok, ce la può fare. E se Sardina ti dice che ce la puoi fare? Ce la devi fare. Ce la faccio. Ce la facciamo. Allora ragazze, per voi è uno smash o è un pass? Smash solo per amicizia. Va bene. Lo accetto. Ti dirò uno smash. Anch'io smash. Due smash. Va bene, va benissimo. Per smash, smash Andre. Cazzo, in due pure. Oh. Quattro smash. Ultimo, questo è un momento storico. Stiamo raggiungendo un apice, un culmine, un punto di non ritorno. Per te è uno smash o è un pass? Un pass. No! È un pass, va bene. No dai, almeno questa è real, non per amicizia. Non ho parole. Voilà, sembra ricco sto qua, caga i soldi. Sì. Allora ragazze, quindi Andrea è piaciuto. Allora Andrea, anche tu sei parcheggiato perché dopo ritornerai dentro e dovrai scegliere il tuo smash gigante, lo smash della vita. Lo smash per sposarsi. Vieni con un messaggio alla tua ragazza. Sei la mia vita. Sei la mia donna. Allora l'ultimo, chi è l'ultimo? Io. Basta italiani, Ti sfido su Fortnite. Allora fratello, anche tu sei un super sub che ha visto la situazione, si è fiondato dentro senza paura. Sì. Anche lui conosciuto già dalla squadra avversaria, quindi parte con un piede avanti. Ok, diciamo che non giochi in casa, però ci siamo. Sì. Ci siamo. Allora fratello, presentati un attimo, vai. Allora, mi chiamo Giovanni. Aspetta. Prima di tutto l'età. Allora, 14 anni. Chiamato. JBS. Fra, mangi pasta tu. Con tonno. Ragazze, come vi sembra di primo impatto? Molto cuore d'oro lui. Cuore d'oro. Come me, come ragazzo. Cuore d'oro. Mi sembra convinto di questa intervista. Carico, è carico, partito col piede giusto. Parti con un passo avanti lui però. Qua siamo a livelli alti, Io ho grandi aspettative. Sì, è su uno scalino in più. Cazzo. Boh. Bell'uomo. Sì. Un bel masculo. Adesso è arrivato un momento difficile. L'ultimo smash or pass di questo video.
Ragazze, per voi è uno smash o è un pass? Stesso motivo di Andrea, però smash. Uno smash. Per me smash. Due smash. Smash, dai. Geloso, geloso. Tre smash. Per me smash in amicizia. Quattro smash. Vieni, aspetta. Qua puoi scegliere il destino di quest'uomo. Per te è uno smash o è un pass? Un pass. Un commento. La sorella! Ha vinto Cava con due smash veri, non in amicizia come questi due italiani in mangio. Bravo Cava! Aspetta, c'è solo un dilemma. Che l'host del canale italiano... Oh my god! Wow! Siamo arrivati alla fine di questo video. Adesso dovremo vedere un attimo se si sono formate delle coppie. Un mio... Oh, dell'inizio di conoscenza, oh, cioè non sì, coppio, sì, sì. Conoscenza, inizio di conoscenza. Fa la timida. Fa la timida, però, però dopo finisce il video, vabbè, ci sta, cioè, scherzo, non ti giudichiamo. Serio, ragazzi, non no, dottore, vuoi aggiungere qualcosa su che ragazza ti deve scegliere? Io voglio dire che secondo me un po' tutte loro vanno dietro i soldi. Affermazione forte. No, guardate, scusa, ma non ci conosci, ci sei cagato. Vero, cioè, non ci conosci. Ma che cazzo? Non è vero. Non ho detto tutte, Sono un po' triste perché non ci sono un po' di nere, no. Perché a me piacciono senegalesi, nigeriane. Quindi se volete scrivermi Cava Gioielli, mi raccomando. Dopo questa un attimo presentazione esotica, no? Le due ragazze smashate erano voi due, giusto? Eravate voi due. Vieni qua. Allora, ragazze, cioè, vuoi dire qualcosa a lui prima di scegliere? No. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Scegli te, fai l'uomo, e poi loro loro poi diranno se è ricambiato o no. Scegli una delle due. Allora, cioè, in realtà vanno bene tutte e due. La A. Poi, sincero, se devo scegliere la mia sorella... E lei è bella, però scelgo Caterina. Perché? Ma solamente perché lei è mia sorella. Sono un oggetto? Cioè, tu hai idea del messaggio sbagliato che stai dando? Per te, è uno smash ricambiato? Sì. È uno smash ricambiato. Quindi innanzitutto adesso direi a mio fratello qua di tirar fuori il telefono e di prendere il suo Instagram innanzitutto. Caterina con due _Mesa. Segui. Va bene. Volete un attimo salutarvi con un bacino veloce, velocissimo. Dai. Ma sì, un bacino veloce. Dai, facciamolo. Un bacino veloce, dai. Ci stava. Hai un messaggio finale? Rifacciamolo. Rifacciamo, dai. Un bacino, brava, giusto. Oh, facciamolo fatto bene. Mental coach, vuoi dirgli qualcosa per... La palla è stata deviata, però ora è calcio d'angolo. Ok. Ragazzi, non so, siamo arrivati a questo punto... Un bacino veloce direi che ci vuole, dovuto. Sì. Dovuto. Va bene. Dai, Kate, va bene. Dai, un bel bacio. È andata bene? Voilà, ha detto che ha le labbra belle. Aspetta, facciamo dire a lui. Ha le labbra molto belle. Più avanti, magari in discoteca, anche in giro, scrivimi, ci vediamo. Aspetta. Non è un oggetto. Esatto. Non è un oggetto, è la mia migliore amica, quindi sei al tuo posto. Oh, Cava, non volevi le nere? Cava, non volevi le nere? L'Italia si è evoluta, ogni tipo di colore va bene. Ogni tipo a te va bene, punto. Ha ragione qua. C'erano altri smash qua presenti, però mi è giunta voce. Il mental coach mi ha detto che c'è una frenzonata di gruppo. Sì. Ragazzi, dovete dirla voi adesso, la frenzonata di gruppo. Cioè... No, Andre, ti vogliamo bene, però non per noi è pessimo. Esatto. Okay. Se il nostro cuore però è amico. Cuore della parte dell'amicizia. Esatto. Anzi, aspetta, voi di questa frenzone di gruppo volete dire qualcosa? No, nulla. Bene, l'accettate. Vabbè, ci stavo, le sconfitte si accettano a testa alta, ragazzi. Si martellerà lo stesso. Siamo arrivati a questo punto del video, vi ringrazio per aver guardato il video fino in fondo. Cioè, tu che a casa hai guardato il video fino in fondo, è un po' cioè, un cazzo da fare. Esatto, mi fatto anche dai un cazzo da fare. Vieni a seguirmi, Giovanni Braga. Andate a studiare, barboni, vi baciano. Studiate. Vabbè, almeno dite di seguirmi però. Seguitelo su TikTok e su Instagram. Ovunque. E ciao mamma, un ciao mamma protettivo. La mia mamma si chiama Gabriella. Ciao Gabriella. Ciao.
Fammi la pasta, Dai, va bene, va bene. Ciao, mamma.